Nell'Eterno scorre musica, una rassegna giunta all'undicesima edizione, curata dalla pianista aquilana Sara Cecala con il sostegno della Fondazione Carispac. È stata presentata questa mattina presso il bellissimo convento di Santa Chiara, che ha aperto per l'occasione anche le porte della straordinaria biblioteca, che ha tantissimi volumi, alcuni dei quali anche del Cinquecento, e che per l'occasione, per ospitare un concerto, sarà aperta al pubblico. Un appuntamento legato alla musica klezmer, gypsy e balcanica, quindi un mondo legato all'est Europa, con il trio Taraf de Gaggio, che si terrà il 21 ottobre presso il convento di Santa Chiara, per proseguire con l'11 novembre al Munda, e ringrazio ovviamente la dottoressa Arbace per la disponibilità che ci ha concesso, con un appuntamento invece sulla fusion e sul jazz, Latin jazz, con un quartetto che avrà così come istinto musicale quello di proporci un jazz in chiave pop, per concludere l'appuntamento al Palazzo di Giustizia, a cui tengo particolarmente, dedicato invece alla musica napoletana, dal titolo Napolo Amore, con un quartetto appunto che ci rallegrerà con le sonorità e i ritmi mediterranei. La rassegna è nata come un viaggio itinerante nei piccoli borghi dell'Aquilano per rivitalizzare il legame identitario ed indissolubile tra il contado e la città e promuovere il connubio tra la natura e le arti musicali, tra il fiume Eterno, le cui acque uniscono virtualmente gli abitanti di Montereale ai popoli subequani, e la storia del capoluogo di regione. Quest'anno, ha spiegato il direttore artistico Sara Cecala, diversamente dal passato, tutte le iniziative ad ingresso libero avranno come palcoscenico l'Aquila e i suoi tesori architettonici, quelli nati dopo il sisma, l'auditorium del Parco del Castello e il Munda, quelli restituiti alla collettività grazie agli interventi di restauro, come il convento dei Santi Francesco e Chiara, e al riguardo, il 21 ottobre è prevista anche una visita gratuita al complesso monastico e quelli simbolo della cultura della legalità, come il Palazzo di Giustizia, che aprirà le porte ai suoi concittadini a suggellare il sentimento di fiducia nelle istituzioni e nel diritto.